Grazie. Io vorrei partire da un momento dell'intervento proprio di Barbara, laddove ci segnalava che stiamo vivendo un grande momento di cambiamento, un grande momento di trasformazione, e a farcene interpreti, protagonisti consapevoli. Io, essendo assessore alla cultura del Comune di Milano, della giunta guidata da Giuliano Pisapia, vorrei riportare un momento l'orologio della nostra consapevolezza a quella che è stata forse la più grande epifania di cambiamento che abbiamo vissuto nel nostro paese. Cioè quando nel maggio del 2011, nella Milano, che è sempre stata la capitale della prassi politica, affaristica, culturale, egemonica del centrodestra, si è aperto un momento di enorme trasformazione, speranza e cambiamento con la vittoria di Giuliano Pisapia, che vince le elezioni, diventa sindaco di Milano e dà vita all'esperienza di sinistra, di governo della città, della più importante città del paese, senza ombra di dubbio dal punto di vista economico-finanziario, ma dal punto di vista anche propriamente del portato simbolico che questo momento ha. Ecco, allora, siccome il vice segretario prima ci diceva, ma noi non sappiamo ancora tanto bene capire quali sono le domande che questo elettorato, che l'Europea ha tributato oltre il 40% di consensi al nostro Partito Democratico, io ho provato, vorrei provare a rispondere a lui e all'interrogativo che pone, individuando tre aspirazioni che i cittadini di Milano nel maggio 2011 hanno indicato con il loro consenso a Pisapia, tra l'altro confermando questo consenso, perché è vero che il 40% è volatile e mutevole, ma è anche vero che noi da quel momento registriamo nella nostra Milano un consenso stabile per il Partito Democratico e per il centrosinistra. Le tre aree di aspirazione, di desiderio, di domanda, di richiesta, io le trovo raccolte a tre grandi temi. Il primo tema è senz'altro quello della cittadinanza. Esercitare una cittadinanza finalmente consapevole e attiva in relazione con la pubblica amministrazione è stato quello che ci chiedevano gli elettori di Giuliano Pisapia, e riconoscere attraverso una robusta, massiccia iniezione di diritti la possibilità che questa cittadinanza venga esercitata. Noi abbiamo risposto in maniera molto forte, molto consapevole a questo invito. Vedevo prima in sala Pierfrancesco Maiorino e penso al lavoro straordinario che lui sta facendo con la Casa dei Diritti, con quello che abbiamo fatto sul registro delle unioni civili. C'è la prima Marilisa D'Amico presente, che da consigliera comunale proprio a questo ha dato un importante impulso. Bene, questa massiccia iniezione di diritti è stato per comunicare e per condividere il fatto che non si può più oggi continuare a pensare che il diritto sia qualcosa che deve essere rivendicato e semmai concesso, ma qualcosa che bisogna invitare a esercitare in maniera responsabile, in maniera consapevole, perché è solo attraverso l'esercizio dei propri diritti che davvero la comunità può conoscere un diverso sviluppo, uno sviluppo sociale ma anche uno sviluppo economico significativo. C'è una battaglia di diritto che noi non dobbiamo assolutamente più abbandonare, perché è l'unica speranza che ci rimane. Io lo dico costantemente in ogni occasione che mi capita: non abbandoniamo la battaglia del diritto di cittadinanza italiana ai bambini che nascono nel nostro paese, qualsiasi sia il numero di consonanti che portano nel loro nome, perché questa è la speranza per il futuro. Declinare la cittadinanza plurale del futuro del nostro paese è davvero il modo in cui possiamo esprimere e interpretare in maniera positiva questo cambiamento che ci sta agitando. Ma la cittadinanza attiva, l'esercizio della cittadinanza attiva come responsabilità, è qualche cosa che produce effetti addirittura, come si può dire, inaspettati. Nella nostra città molto è accaduto da questo punto di vista. Noi vediamo che invitando i cittadini ad essere attivi e partecipi, abbiamo visto gruppi organizzarsi per prendersi cura della nostra città con tenacia e con tenerezza, adottare lembi di terreno altrimenti abbandonati, altrimenti dimenticati, per farlo diventare in quel momento luoghi condivisi di socialità, di relazione, di nuovi progetti. E non è un caso che a Milano, non grazie alla nostra amministrazione ma durante la nostra amministrazione, sia nata la prima biblioteca di condominio, un gruppo di persone che condividono la stessa casa e decidono che nel locale ormai inutilizzato della portineria si può dare luogo e vita a uno spazio in cui si scambiano libri e conoscenza. E qui arrivo alla seconda area importantissima, che è il tema della conoscenza. Noi ci siamo resi conto che la nostra città conosceva un deficit di strumenti di sapere impressionante. L'inerzia con cui era stata gestita
da questo punto di vista non soltanto l'amministrazione comunale, ma anche tante altre articolazioni della vita culturale della città, ci ha imposto un rapido cambio di passo e ha determinato alcune conseguenze molto importanti e molto significative. Abbiamo capito che la conoscenza e diffondere il più possibile gli strumenti di conoscenza sta dentro quel processo assolutamente fondamentale di costruzione di comunità che è la crescita del patrimonio cognitivo. Io ricordo sempre che uno dei più grandi sindaci di Milano, che è Greppi, quando nel 1945 prese in mano una città distrutta e martoriata dal fascismo e dalla guerra, mise assieme risorse pubbliche e private per ricostruire la Scala, e a chi lo criticava per questa scelta disse: questa città ha bisogno di pane e musica, pane soddisfare i bisogni primari, ma musica, ha bisogno che venga trasmesso il pensiero, che venga costantemente aumentato il patrimonio cognitivo dell'intera comunità. E la storia della Milano degli anni 50 dà ragione a questa lungimirante scommessa di Greppi, perché la Milano che torna ad essere una capitale internazionale importantissima anche dal punto di vista economico, è una capitale che ha un enorme patrimonio cognitivo condiviso. Noi su questo stiamo lavorando a Milano, ma su questo dobbiamo davvero continuare a lavorare a livello nazionale in maniera costante e considerando che davvero non esiste una leva di sviluppo sociale ed economico più efficace che aumentare, contribuire ad aumentare costantemente il patrimonio cognitivo della nostra comunità. Lo dobbiamo fare in ogni campo, e da questo punto di vista è vero che Expo può rischiare di essere sotto certi punti di vista una partita persa, ma noi la stiamo giocando in totale entusiasmo su un altro campo, che è proprio quello che si suggeriva prima a Petrini. Abbiamo dato vita a un progetto che si chiama Expo in città, che diffonde sull'intera città a partire dal 2014, ma costantemente fino al 2015, occasioni di approfondimento sui temi dell'esposizione universale, proprio nella direzione che ci diceva Petrini. E qui lasciatemi dire, lo dico con un po' di orgoglio da assessore alla cultura di Milano, che adesso a Milano sta succedendo qualche cosa di straordinario da questo punto di vista. Noi abbiamo contemporaneamente allestite due mostre di due dei più grandi testimoni dei mutamenti, delle trasformazioni e dell'assoluta necessità di porre al centro della nostra agenda la sostenibilità delle trasformazioni del nostro pianeta. Sebastiao Salgado con Genesi a Palazzo della Ragione, Bertrand al Museo di Storia Naturale con La Terra vista dal cielo. Io invito voi, come tutti i cittadini, a visitare queste mostre, perché attraverso la testimonianza di questi due straordinari giganti della fotografia abbiamo davvero la percezione di quella che può essere il futuro del nostro pianeta, se davvero prendiamo consapevolezza del suo presente e ci attrezziamo a fare dell'esposizione universale il momento in cui questa consapevolezza ci pone di fronte alla evidenza che il punto di non ritorno ormai è già stato raggiunto, e quindi ogni nostra energia dovrà partire per sviluppare una strategia efficace, condivisa, planetaria, affinché questo punto di non ritorno non venga oltremodo superato. Ma noi dobbiamo fare questa cosa nella consapevolezza che ogni tassello che noi diamo di conoscenza è fondamentale, è importantissimo. Noi dal novembre 2014 realizzeremo proprio al Museo di Storia Naturale una mostra che sarà prima di tutto aperta a tutte le scuole di Milano, dentro al progetto Expo in Città, per raccontare come dal seme si arriva al cibo, per fare in modo che tutti i nostri bambini possano conoscere davvero fino in fondo quello che è il processo della produzione e della filiera agroalimentare, e attraverso questa conoscenza sviluppino una consapevolezza che l'intervento non è più rimandabile, che è necessario, e siano loro stessi in un certo senso a interrogarci affinché prendiamo le misure assolutamente necessarie affinché venga invertita la rotta. Da questo punto di vista le energie mobilitate sono tantissime. Io mi rendo conto che, come diceva un compositore del Novecento, diceva una frase sempre molto bella, diceva: il bene non fa rumore, il rumore non fa bene. E mi rendo conto che quello che noi di buono abbiamo fatto sotto questo punto di vista non ha prodotto abbastanza rumore di quanto il male che invece si è annidato attorno a alcuni passaggi di Expo ha prodotto. Però io vorrei ricordare che grazie a noi, a Milano, nel giro di 2 anni, Vandana Shiva e Amartya Sen hanno avuto la possibilità di incontrare gli studenti di tutte le università di Milano, dialogare, portare le loro esperienze, raccontare le loro idee, i loro progetti.
acquisire una maggiore consapevolezza e contribuire all'incremento del patrimonio cognitivo dei nostri ragazzi affinché i temi di Expo, appunto, diventino davvero quelli che diceva prima Petrini e non una sorta di planetario show cooking che nulla potrebbe lasciare a questo pianeta. Io credo che, sono convinto, e di questo punto di vista sono forse troppo ottimista, ma se non fossi ottimista non farei il mestiere che sto facendo adesso, che da Milano 2015 partirà una eredità fondamentale che sarà un protocollo internazionale sul tema della sostenibilità della filiera agroalimentare, che vedrà tutti i paesi coinvolti in esposizione universale attorno a un tavolo a scrivere un nuovo protocollo di regole, di comportamenti condivisi che nasceranno dal confronto delle idee e dalle pratiche. Noi stiamo allestendo uno straordinario laboratorio di idee con testimoni importantissimi e con momenti simbolici di enorme importanza. Ancora una volta, io non vorrei riprendere una polemica un po' stantia e non tutto sommato stucchevole, però mi stupisce che si parli delle decine di migliaia accorsi a sentire Rolling Stones al Circo Massimo, per carità, va benissimo. Però raccontiamo anche il fatto che nel maggio 2014 decine di migliaia di cittadini milanesi, gratuitamente, non pagando un biglietto, hanno riempito Piazza Duomo per ascoltare la Filarmonica della Scala eseguire il Sacro Pentagono di Stravinsky, che non è solo la partitura più importante del Novecento musicale, ma è anche il più alto momento di riflessione tra la relazione tra l'artista e la terra, e i riti della terra, e i riti della fertilità. E quello è stato un momento simbolico fondamentale. Io credo che a questo debbano servire i grandi luoghi della cultura e i grandi momenti di condivisione, i momenti di felicità, a sviluppare nuove occasioni di conoscenza e di approfondimento. Però vorrei chiudere con una terza parola, attorno a cui si è raccolta molta aspettativa di quel grande maggio del 2011 e che sostanzialmente io credo noi stiamo continuamente e costantemente confermando. La terza parola è reputazione. Guardate, il sindaco Pisapia ha vinto soprattutto grazie alla reputazione di essere un galantuomo, di essere una persona appassionata che intendeva dedicare tutta la sua appunto passione e tutta la sua onestà, non soltanto intellettuale ma materiale, alla città dove aveva sempre vissuto. Questo capitale di reputazione è stato fondamentale per vincere ed è fondamentale ancora oggi perché è rimasto del tutto intatto. Io non amo leggere le intercettazioni perché non fanno parte, diciamo, della mia cultura, però quando si legge nelle intercettazioni attorno appunto ai bastrozzi Expo che alcuni criminali dicono no, guarda, al comune è anche inutile anche solo bussare, perché quella porta lì, finché c'è Pisapia, non l'aprirà mai nessuno. E questo è fondamentale, questa è una cosa di cui sono veramente orgoglioso, perché davvero la reputazione è intatta e questo capitale di reputazione è quello che riesce a creare la base per un rapporto forte con i nostri cittadini e anche a difendere le scelte magari difficili o impopolari che abbiamo dovuto fare. Siccome la reputazione è fondamentale, io credo che sia fondamentale anche la reputazione del nostro attuale Presidente del Consiglio, che sia fondamentale la reputazione del nostro sistema paese, che sia fondamentale la reputazione di pulizia, correttezza, integrità, onestà che dobbiamo mantenere in ogni singolo atto della nostra pratica politica, anche perché è uno straordinario volano di sviluppo economico, di uno sviluppo economico non speculativo, ma di uno sviluppo economico concreto, reale, sano per il nostro territorio. E lo dico perché la reputazione della nostra città in questi anni di amministrazione è cresciuta tantissimo sulla misurazione di alcuni ranking internazionali oggettivi. Quando noi leggiamo che Milano inizia ad essere una città che tallona Vienna dal punto di vista della qualità della raccolta differenziata che fa dei rifiuti e della capacità di gestirli da un punto di vista ecologicamente corretto, la reputazione della città cresce moltissimo. E questa reputazione porta con sé dei risultati molto positivi, perché è proprio per questo o insieme a questo fatto che Milano contemporaneamente rientra per la prima volta dopo tantissimi anni ad essere nelle prime 10 città d'Europa in grado di attrarre investimenti economici e finanziari stranieri rilevanti. Allora, la reputazione è un elemento essenziale, fondamentale. Continuiamo a investire sopra questo elemento e soprattutto iniziamo a considerarlo come una leva fondamentale anche per la nostra presenza nel mondo e nell'Europa. Io credo che il segno più forte delle elezioni europee, vissute come sono state vissute da tanti altri paesi, è che nel nostro paese si è avuto il coraggio e la forza da parte di un consistente numero di cittadini di votare e di dare il proprio consenso a una forza come il Partito Democratico che crede nell'Europa e che non si lascia prendere appunto da derive di carattere populista
o peggio ancora totalitario, neototalitarista. Quindi questo è un capitale di reputazione immenso che noi possiamo far valere per il nostro intero paese. Fino in fondo custodiamolo, perché è una delle cose più preziose che abbiamo, e fino in fondo giochiamolo come elemento di trasformazione di questo grande cambiamento che ci invita a considerare Barbara Pollastrini. Lo spreco alimentare, ci diceva Petrini, lo spreco alimentare è qualcosa su cui dobbiamo assolutamente lavorare, e proprio il fatto che la nostra amministrazione abbia deciso di sviluppare una nuova politica sullo spreco alimentare a partire dalle scuole ci deve dire come questo sarà un ulteriore elemento simbolico di reputazione della nostra città e dell'intero sistema paese nel momento del 2015. Ma fatemi finire con una battuta, siccome forse vi sarà sembrata particolarmente accorata questa testimonianza di passione per il lavoro che sto facendo e per l'esperienza che stiamo facendo a Milano nella giunta di Giuliano Pisapia, vorrei rassicurare Petrini: la delega all'agricoltura della nostra giunta, al di là del fatto che siamo 12 assessori tutti meravigliosi, ma la delega dell'agricoltura, delle politiche agricole del Comune di Milano è stata assegnata alla vice sindaco Ada Lucia De Cesaris. Quindi, voglio dire, stiamo parlando di un livello altissimo di impegno, di attenzione e di competenza. Noi abbiamo fatto una cosa grazie alla De Cesaris, grazie al progetto Expo in Città, che vi consegno come ultimo elemento di riflessione. Abbiamo raccontato finalmente ai cittadini che Milano è una città che è sempre stata fertile per il pensiero ma anche per l'agricoltura, e che ancora oggi esistono nel territorio urbano tante cascine che vivono ancora appunto della produzione, della relazione, del rapporto con la terra. Le abbiamo raccontate in una mappa, e abbiamo aperto queste cascine ad essere vissute e soprattutto visitate costantemente dai nostri cittadini, per acquisire una nuova forma di consapevolezza e aumentare ancora il patrimonio cognitivo dell'intera città su quella che è la tradizione di Milano, su quel cuore antico che può avere il suo futuro e che sicuramente giocheremo davvero fino in fondo nell'esperienza del 2015.